Ciao a tutti ragazzi, non mi aspettavate, vero? E invece eccomi qua. Perché sto facendo questo video? Semplice, perché voglio fare un po' di chiarezza, non su tutte le penalità date ieri, che poi sono state un bel po', ma su quella data a Carlos Sainz, soprattutto perché avevamo messo in luce il fatto che lui aveva ritardato a lanciarsi perché c'era Tsunoda che l'aveva affiancato in un momento in cui lui non se lo aspettava. Ma allora perché gli hanno dato la penalità? Nonostante questo, sono emerse altre cose e attraverso questo canale mi fa piacere offrire una chiave di lettura un po' più chiara a tutti gli utenti, un po' come facciamo per le novità, gli aggiornamenti aerodinamici, per qualche modifica che fanno in qualche altra parte della vettura, o piuttosto quando spieghiamo la pista o quando spieghiamo le manovre dei piloti. Ecco, anche le penalità, secondo me, vanno spiegate e in un certo senso vanno anche interpretate e capite. Quindi voglio farvi vedere alcune cose che sono emerse da ieri sera a praticamente questa mattina, e che hanno fatto sì che a Sainz venissero date 3 posizioni in griglia di partenza. Poi avremo anche un piccolo momento tecnico, perché Giacomo, che ringrazio, mi ha inviato le foto della Williams e quindi vi faccio vedere le modifiche più importanti, anche perché mi fa piacere sottolineare una cosa che da tanto tempo diciamo in questo canale. E infine, però non infine, iniziamo con questa notizia. Volevo festeggiare la Ducati che è arrivata praticamente a occupare tutte le prime posizioni anche al Gran Premio di Germania e soprattutto mi ha entusiasmato la lotta che ho visto solo nell'ultima fase, perché non sono riuscito a vedere tutto il Gran Premio, tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia. È stato qualcosa di incredibile. Sono arrivati in volata nonostante un quasi contatto all'inizio dell'ultimo giro, all'uscita dell'ultima curva che praticamente lanciava i piloti per l'ultimo giro di gara. Nonostante questo, nonostante Bagnaia abbia dovuto un attimino alzare non il piede, ma chiudere la manopola del gas, ebbene, ragazzi, sono arrivati in volata. È stato entusiasmante e mi ha fatto sorridere Jorge Martin quando a fine gara si è buttato a terra, si è messo disteso e poi ha iniziato a rotolare sull'asfalto, perché era proprio, secondo me, insieme, sfinito mentalmente da questa battaglia, però soddisfatto per aver vinto proprio un gran premio in volata sul campione del mondo. E io, da sportivo, l'ho applaudito perché ha vinto anche ieri e ha corso veramente bene. Quindi non credo di essere una persona con i paraocchi. Comunque avremo modo di parlare, se non oggi, anche di questa cosa qui. Andiamo, sì, perché mi sono segnato alcuni commenti e volevo far capire che in Formula 1 non bisogna avere la memoria corta, però ne parleremo in un momento in cui non ci sono tanti argomenti, in modo da analizzare meglio alcuni record, alcuni domini, alcune situazioni di stati di grazia dovuti anche al fatto che tutto ti gira bene. Però, ripeto, è un ragionamento lungo che voglio fare assieme a voi e lo faremo in un altro video, per interpretare un po' meglio anche i vari periodi della Formula 1. Comunque, iniziamo subito con la penalità data a Sainz. Dunque, di queste 4 monoposto che vedete qui, l'ultima è quella di Gasly, che in uscita dal tornantone curva 10 va a lanciarsi verso il rettilineo, che poi lo porterà alla curva del fattaccio. Andiamo a vedere come arrivano le monoposto lì. Qui praticamente abbiamo Sainz che si sta spostando per far passare la Haas, quindi è stato avvertito che c'era la Haas nel giro buono e si è spostato per farla passare. Qui abbiamo Tsunoda, una McLaren e in fondo Gasly. D'accordo? Andiamo avanti. Qui vediamo benissimo che Sainz si mette interno, fa passare la Haas.
e nell'ordine sempre Tsunoda, la McLaren che non so se fosse Norris o Piastri e Gasly che arriva praticamente alla massima velocità. Ebbene, qui si inizia a complicare la situazione perché guardate un attimino, abbiamo la McLaren che si è spostata perché è avvisata che arrivava Gasly dietro e lo fa passare. Sainz che guarda lo specchietto però si va a concentrare non su Gasly che arriva alla massima velocità e quindi questo è evidente che gli è mancata l'informazione di Gasly che arrivava alla massima velocità. Nessuno gli ha detto guarda che Gasly è nel giro buono, mettiti da parte, fallo passare, perché vedete ragazzi questa è la traiettoria, questo è l'ingresso ai box e questa è la traiettoria utile che ti porta all'ultima chicane. Quindi lui praticamente doveva fare solo una cosa, mettere giù perché ha avvisato che Gasly arrivava, ma in realtà nessuno l'ha avvisato e lui sta guardando Tsunoda, sta controllando Tsunoda e praticamente qui decide di lanciarsi. Il problema è un altro. Ricordate ieri vi ho detto Sainz non merita la penalità perché quando lui si stava lanciando non si è potuto lanciare, ma perché? Perché Tsunoda praticamente lo ha affiancato e si è lanciato lui, che è un comportamento strano, anche perché i piloti parlano tra di loro, sapete, soprattutto durante il briefing con il direttore di gara, e si accusano, non li fanno vedere più queste cose ed è un peccato, o piuttosto chiedono spiegazioni del comportamento di questo o quell'altro pilota davanti al direttore di gara. Quindi questa mi sembrava una manovra strana e io pensavo fosse strano che dessero la penalità a Sainz perché appunto c'era la giustificazione Tsunoda. Però qual è il discorso? Che in realtà Tsunoda è stato avvisato del fatto che arrivava Gasly. Che cosa poteva fare? L'unica cosa che poteva fare è mettersi qui, ma mettendosi qui sarebbe arrivato già alla curva. Quindi cosa ha fatto? Ha deciso di fare questo. Ha affiancato Sainz, e questo l'ha detto anche davanti ai commissari, agli steward, perché è stato chiamato in causa. Ha affiancato Sainz, che come potete vedere lo sta guardando, perché lui vede che c'è una parte di monoposto che si affaccia, e mette giù perché già Gasly è arrivato. Non poteva andare da nessun'altra parte, perché praticamente andando dritto qui c'era Sainz e lui poi non si sarebbe potuto lanciare. Poi ancora, se si metteva qui già c'era la curva, era in traiettoria, quindi cosa fa Tsunoda? Si lancia. Il problema è che Tsunoda è stato avvisato del fatto che arrivava Gasly ed era nel giro buono, Sainz assolutamente no. E non voglio criticare la Ferrari con questo video, assolutamente, sto semplicemente chiarendo il perché di questa penalità che alla fine è giusta. Perché quando tu chiedi a Tsunoda come mai l'hai superato e non gli hai permesso di lanciarsi, lui ti risponde perché arrivava Gasly da dietro, mi avevano avvisato e non avevo dove andare, ebbene tu non puoi fare altrimenti. Quindi la penalità a chi la vai a dare? La vai a dare a questo pilota che procede a 30 km orari, quindi una velocità assurda, perché poi il fotogramma successivo è questo. Sainz esce davanti all'altra McLaren che anche lei non si è potuta lanciare o si è lanciata male. Perché? Perché ha dovuto rallentare tanto e quindi la McLaren se l'è ritrovato addosso. Tsunoda si va a lanciare senza problemi, Gasly esce dalla viuzza fatta apposta lì, quella che non ha rispettato Leclerc, ulteriore errore, e non ha potuto qualificarsi per la Q2, è uscito in Q1. Ecco perché Sainz, giustamente, ragazzi, è stato penalizzato. Ora, questi errori purtroppo si commettono ed è un dato di fatto che a oggi l'unico team che non li ha commessi è la Red Bull. C'è poco da fare, è un dato di fatto. Anche Mercedes ne ha commesso uno, anche Aston Martin con Stroll ne ha commesso uno.
Hamilton aveva detto: "Ragazzi, non vedo nulla dagli specchietti, avvisatemi se arriva qualcuno". Arriva Stroll a curva 10, lui sta per chiudere, lo vede, riallarga, non l'ha danneggiato perché dal delta si è visto che Stroll non ha perso nulla in quel frangente, quindi non è stato penalizzato Hamilton. Però non l'hanno avvisato, infatti lui nel team radio successivo gli dice: "Ehi ragazzi, sveglia, vi avevo detto di avvisarmi". Quindi sono errori che fanno tutti, tranne il team che sta dominando, e questo non è un caso. Passiamo alla tecnica, perché se no il video si fa troppo lungo. Questa è la nuova fiancata della Williams. Come potete vedere, qui c'è lo scivolo, quindi la fiancata è parecchio scavata nella parte interna. Qui la riprendiamo, ecco, diciamo che la freccia più o meno arriva questa qui, arriva qui, continua a scivolare la pancia, va verso il basso e poi risale sopra la zona del diffusore andando verso la beam wing. Quindi, perché ho detto una cosa detta e ridetta in questo canale? Come potete vedere, tutti stanno andando nella direzione non solo di Red Bull, ma anche di Aston Martin, che è, diciamo, un filino differente. Questo tipo di concetto, che poi è unico, anche se interpretato con leggere sfumature diverse, è l'unico che funziona con questo tipo di regolamenti, con queste altezze da terra. E abbiamo visto anche, grazie a Sainz, il fondo della Ferrari, che supponevamo fosse diversissimo, vista la modifica al sottosquadro, la modifica a questa zona qui, dalla parte superiore del marciapiede del diffusore. Invece, come potete vedere, è rimasto praticamente quasi identico, se non identico. C'è una piccola differenza in questa zona, però servirebbe una foto del posteriore per poter interpretare meglio. E prendo spunto da questa foto per dirvi che non mi sono dimenticato della seconda parte del video sui fondi e spero di farvelo il prima possibile, solo che la preparazione di quel video richiede un po' di tempo che io non ho, soprattutto questa settimana, perché iniziano i talent, i raduni con gli iscritti al canale, e io quindi già da mercoledì, giovedì ho il pienone e farò fatica a realizzarlo anche questa settimana. Però una promessa per me è debito, o come dicono i bambini qui iscritti alla scuola, una promessa è una promessa, e quindi ce l'ho segnato tra le cose da fare qui, gli argomenti da trattare qui nel mio diario quotidiano, e quindi vi prometto che prima o poi lo farò. Voglio chiudere sempre con la Williams perché hanno aperto questa feritoia sul cofano motore che serve per l'estrazione dell'aria calda. Questa pinna qui, oltre ad avere la funzione di ordinare i flussi che vanno verso la zona posteriore, crea dei vortici che ne favoriscono l'estrazione. Però un'evoluzione futura di questa pinna potrebbe essere ciò che ha proposto l'Aston Martin, ovvero immaginatevi una linea che va da qui, finisce a punta e arriva qui e si congiunge con la pinna attuale. In questo modo qua si creano ancora più vortici che aumentano ancora di più l'estrazione dell'aria calda dal cofano motore. Bene ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta, questa puntata extra, però ripeto, mi fa piacere dare una chiave di lettura quanto più chiara possibile agli iscritti al canale, in modo che possano dire: "Adesso ho capito perché è stata data questa penalità o quest'altra cosa". Quindi tutto qui. E avremo così Alonso che parte in prima fila. Poi volevo rispondere a un commento, perché ho detto ieri che probabilmente Alonso avrebbe fatto la pole position, perché aveva un fucsia nel secondo settore, quindi come tempo era lì, e aveva tutti i microsettori del terzo settore fucsia, quindi in automatico sarebbe passato davanti, anche a Verstappen. Però non è andata così, e ha ragione chi taglia per primo il traguardo. È lì un merito grosso al team. Più al team, perché ho detto più al team e non al pilota, come qualcuno di voi ha scritto, per questa scelta
di uscire prima, perché è una cosa che, come potete vedere, fanno spessissimo con entrambi i piloti, quindi è una decisione presa in comune. Poi non è vero che non mi piace rendere merito a Verstappen, l'ho detto ieri più volte, cioè c'è poco da fare, sta sempre lì, è in totale stato di grazia, coadiuvato da una vettura che lo asseconda perfettamente. E a quelli che dicono sì, però l'altra dov'è? Perez è in crisi mistica e non c'è dubbio, però ragazzi non ci dimentichiamo che anche con altri dominatori, facciamo l'esempio di Vettel o facciamo l'esempio di Hamilton, al di là del periodo con Rosberg, ma quando dominava Bottas spesso e volentieri stava non per forza secondo. Stesso discorso di Vettel con Webber. Perché? Perché in determinate circostanze ci sono delle vetture costruite attorno al pilota di punta. Guarda caso, tutti i progetti dominanti e vincenti sono progetti di questo tipo. Quindi è un connubio. Certo, se il pilota non è forte, non vai da nessuna parte. Quindi, ripeto, il merito di Max c'è e non c'è dubbio. Lo dico a Alberto in Houston, New York, o a tutti gli altri che pensano che io ce l'abbia con Verstappen e quindi non lo esalti. No, ragazzi, è bravissimo. Mi starà pure antipatico perché mi sta antipatico, però è bravissimo, nessuno lo nega. Ma ha un team che è il top in questo momento in maniera indiscussa, esattamente come in passato lo è stata la Mercedes. Quindi non andiamo troppo a stupirci, però ripeto. Aprirò questa parentesi fatta bene in un altro video per farvi capire alcuni passaggi di vari periodi e per farvi capire anche quello che ci sta dietro, anche a livello contrattuale. Niente, ne parleremo più avanti, perché alcuni piccoli dettagli poi saltano fuori. Bene, ragazzi, un bacio, ci vedremo in live su Twitch con Tribuna Motori e poi subito dopo la gara qui. Ciao raga!